Good afternoon. I came here from St. Petersburg, from the Russian State Federal University, where I'm responsible for the international relations. And I'm going to make a presentation today about the higher educational sustainability in Russia, in Russian universities. So I'm going to make a presentation on my behalf and on behalf of my boss, who is very experienced in the international relations in the universities of all Russia. So it seems that I will continue what Philomena she started from the education in the schools, and I will continue with the education in the universities. So my university is rather small, but it's specialized in the field of the earth science and the field of environmental science. So it can be considered the center of excellence in this area. The aim of my presentation is to present some appropriate actions which is done in Russia in the field of higher education for the last 20 years. And so I try to do it in the view of some of the results from the whole symposium on sustainable development at universities, which is taking place in June in the Rio de Janeiro, and my university was presented there. Coming back to the 1992, the UN Conference on Environment and Development supported the declaration of the United Nations Conference on the Human Environment and declared the 27 well-known principles. So I looked through and I just want to highlight the three of them which is directly related to the higher education. So they are numbers 4, 9 and 21, and the first one is saying that environmental protection should be integral part of the whole development process. And of course education is a very important line in this perspective. So the next one is saying that exchange of scientific and technological knowledge should take place between the states. And of course the universities are the center of excellence for exchanging of that such the knowledge and the information. And the last one is saying that the youth, the potential of youth, should be mobilized and should be used for the better future. And of course everybody can understand the universities as the places who is accumulated the youth in the mostly. So looking in the Russia at that time, so this was not the best time because of some of the crisis there devoted to the referred to as a perestroika, but this transition time provided more opportunities and the flexibility and tools for the making some developments in Russia. So talking about the higher education, so the higher education system started to be modernized and harmonized with the European Union countries, and Russia joined the Bologna process. And so the principles was not used one, but it was just declared and recognized by the Russian. And the only new was that the university started to be responsible for the curriculum development and for the links with the labor market, while it, in the past, in the Soviet time, it was done only by the state. And now the state is only responsible for the quality assurance and the control in the universities. So, but as a result, what we have now, so we have a strong support from the government for the development of the education and science in the Russian universities. And in this perspective, our government launched several supporting federal national target programs and provided a lot of the funds available for the university development. So this is a building of my university where I work, and our vision in this perspective is the priority of combination of research and education. So we also took the approach of greening of our curricula for the better sustainable development and for the education of our students. So in this perspective, so since the 1993, we launched in the university two courses on sustainability, mainly related to the challenges of the Baltic Sea.
So we also, together, supported the support of the UNESCO, we launched so-called Baltic Closing University, where we tried to introduce the principles through training through research for the students. So the main idea was to put the international community of students and teachers, professors, during the summertime through these two ships on the boat, where they make the ecological and the environmental measurements, and they spend their 1 month together on the boat, just shipping around the Baltic Sea and the Gulf of Finland. So Russia became more open, and they got more opportunities. And since the 1995, so for example, my university got their very good status on the regional training centers on the WMO, which is a World Meteorological Organization. It is a specialized agency of the United Nations, and we have now a very nice group for support of the fellowship for the students who want to study which very important sustainable, I would say, disciplines like meteorology, hydrology, environmental management, disaster mitigation, air flight safety, and some other things. So, and I also want to mention that in 2006 year, when the campus project started to be available for participation of the Russian universities, and this is the first campus on the integrated coastal zone management devoted to the curriculum development, which we had together with some of the universities who is presented right now. And we got a very good results and a very good sustainable continuation of this project, which is now represented by the Erasmus Mundus projects on creation of the joint programs, MSc and PhD levels. And as I said, so now the Russian government supports, provides a lot of support to the universities and the scientific research institutes. And this is just one example of the special programs which is aimed on support of the research and pedagogical personnel in Russia. And so this is open for not for many, but for all Russian universities, but you have to apply for the money and to get the support from the state. So, and from this perspective, there, my university, RSHU, participating in the projects which is mainly related on the studying the weather hazards and its mitigation. So thanks again to the support of the government, we launched the so-called International Green Summer Campus on the lake of Ladoga, which is the biggest lake in the European part of Russia. So, and this is an island there where we have a very nice facilities for the students who is studying the anthropogenic impact on freshwater ecosystems. So the school now is available, is open for the international students who is coming from Europe mainly, but also from the China, for example, because it's several students. And the next year we also want to continue. So this is also some of the initiative on introducing so-called technological platforms on the base of some of the universities, which have the main tasks of ensuring ecological development of the Russian Federation on the new technological level and the introducing new innovative technologies to meet the challenges of environmental protection and ecological safety. So my university has also got such status, which is with the name of Technologies for Ecological Developments, and where the initiators were my university, Moscow State University, High School of Economics, and also Russian Geographical Society. So the people who is working for these platforms in the university and in these projects, they are inviting the international partners who might be interested in the applying for the projects, for the joint projects with our partners, who is quite important. So this is a lot of the ministries of the Russian Federation, it's the oil companies, Gazprom, Surgutneftegaz company, for example, and Association of Recycling, Worldwide Fund for Nature. So they are now waiting for the proposals, and they are just started their work, and they asked me to announce such of the opportunity here.
Again, coming to the support of the government, there are such programs like a mega grant, for example, which now are taking place in my university, where we are just creating, developing the laboratory of satellite oceanography, which is led by the scientist professor from the France, who is now living in partially in Russia and constructing the new laboratory. The main task of which is the development of the methods and technologies for processing and analyzing satellite data, for monitoring the state of the ocean and the atmosphere and its interaction, and also the assessing of the anthropogenic load on the environment, and also the predicting the natural hazards. So the people who is working there, they are also looking for the new ideas coming, which may come from the education, from the science, from the people, from the interdisciplinary field. So there's some, just I will just highlight the several of the projects which is now run by my office in the university. So there's several, I saw the talk already about TEMPUS, and I do wish that we will continue with the new application in the framework of ECONAP with Luigi Bruzzi and with probably potentially some other participants who is here on the curriculum development or in the field of the ecological problems of big cities. And also we had several Erasmus Mundus project under the Action 2 and 3. And what is interesting is now, which is a new two projects, big projects led by our university, is going to start on development of the guidelines or routes for development ecologically friendly ports. So you know that now in the Gulf of Finland there are a lot of the construction of the new industrial areas and the new ports, and they do want to be developed and constructed in the ecological way. So how the city and the port can be survived, be happy together. So this is my last slide, and there is just some tendencies and the conclusions about the situation in Russia. So the university now are very have an active position, and they are very experienced in the collaboration, and they have more opportunities for the sustainable future. So this is all for now. So finally, we've got to the end, and now we will go to the presentation of the book. Please, Professor Serrano and Dr. Paola Rubini. So we are on time just to go to the conference. Innanzitutto parliamo con voce alta, così speriamo di svegliare un po' il pubblico e facciamo una voce un po' tonante. Passiamo però all'italiano in questo momento. C'è il libro vero? Il libro è scritto in spagnolo. Quello vero? Italiolo. Quello vero, sì. Adesso vediamo qua. Non si vede bene. Poi c'è da chiedere, buonasera a tutti intanto. C'è da chiedersi cosa ci fa una che è laureata in legge, ha fatto l'avvocato e per qualcosa con 52 anni ha fatto la giornalista. Quindi c'è cosa ci fa qui a parlare della fisica dove avevo 5 quando ero al liceo? Sto cercando di imparare, sto cercando di diventare abbastanza consapevole per poter tenere degli atteggiamenti, quegli atteggiamenti che si vorrebbe che tenessero tutti. Solo che fino adesso nella comunicazione, cioè nel modo di approcciare diciamo, chi, i cittadini, chi deve tenere un certo comportamento, si sono fatti dei libri, degli studi, eccetera, che, come dice la prefazione di questo volume, risentono moltissimo della formazione di base degli autori, cioè ogni settore specialistico poi tratta il problema della difesa dell'ambiente, così in maniera
diretta e unica quasi. Invece questo volume riempie questa lacuna perché è scritto in spagnolo, io del vostro inglese poco ho capito, ma insomma qualcosa me la sono cavata, dello spagnolo non l'ho studiato, ma siccome mi piace l'inglese lo capisco tutto, ragione per cui riesco benissimo a seguirlo. E sono riuscita a seguire anche le tre parti di questo libro, che verranno spiegate per parlare rapidamente dall'autore e anche dal professor Bruzzi. Volevo dire una cosa, prima ho fatto una domanda ad alcune persone qui, il professore eccetera, se avete un'idea di quanto dura un servizio del TG1. Allora, nessuno è riuscito a dirmi la lunghezza di un servizio del TG1 in maniera sufficientemente approssimata, perché non fa... tu lo sai, forse mi dirai tanto, ma lui lo sa. Comunque in genere mi sento dire 3 minuti, 3 minuti e mezzo, 4 minuti, 1 minuto e al massimo, se proprio crolla la giunta del Lazio, 1 minuto e 20, ma questi sono casi particolari. Allora, io adesso faccio un'intervista, perché non si può chiamare un giornalista che non faccia un'intervista, anche perché così me la cavo bene, parla lui e io mi ascoltare. Allora, come si divide questo libro e perché, io lo so, perché è stato fatto questo libro? E perché è stato fatto questo libro? Perché lo avete pensato con questa struttura e a quali finalità? Io posso parlare senza metro. Stringere. Ha detto di stringere. Lascio la parola un po' alla gente più giovane, certo, di me. Comincia lui? No, sempre dai più ragazzi. Ah, dei più belli. Sì, poi concludi. Altra cosa che si impara facendo il mio mestiere, nei giornali come nei telegiornali, le notizie più importanti si mettono all'inizio, però quella che tu vuoi che ricordi e che non è proprio né di voi, la devi fare per ultima, perché nella mente di chi ascolta rimane più fissa l'ultima notizia. Quindi l'ultimo sarà questo, Bruzzi. Vai. Ma grazie. E gli ultimi sarebbero stati. Esatto. Ecco. Grazie. Io sono spagnolo, sarò sicuramente l'unico collega che parlerà oggi in italiano. Se non si capisce qualcosa lo potete dire, io tenterò di parlare il più meglio possibile. Dentro di che anche come sono dell'Andalusia, alcuni pensano che neanche parlo spagnolo, parlo un'altra lingua che si chiama andaluz. Ma in ogni modo tenterò di rispondere alla domanda di Paola. Il libro veramente è fatto in 3 parti, ognuna con i suoi diversi temi, però una struttura un po' diversa a tutti i resti di libri così che parlano dell'ambiente, no? In generale potete trovare libri che parlano sull'acqua, rifiuti, risorse naturali, eccetera, eccetera. Noi abbiamo tentato di separare un po' i differenti ambienti che più o meno si possono usare per gestire l'ambiente. Ambiente urbano, cioè la città, con le paesi, eccetera, eccetera, l'ambiente rurale, l'ambiente naturale, e dopo l'ambiente costiero. Qui ci sono alcuni autori che hanno partecipato nel libro, il professor Enrique Toscano, il professor Verbals e un altro, e noi abbiamo tentato di far sapere come si gestisce veramente l'ambiente. Non abbiamo tentato di fare così che cosa l'acqua, che cosa il sole, che cosa l'energia, diciamo che tutte queste sono cose che già si sanno. E così cominciamo facendo una prima parte di concetti relazionati con lo sviluppo sostenibile. Ma lo sviluppo sostenibile, oggi si è parlato in tutta questa giornata sulla definizione di sviluppo sostenibile, noi abbiamo tentato di dare un senso pratico allo sviluppo sostenibile. Tutto questo si fa in una prima parte dove parliamo dell'educazione ambientale, parliamo di che cosa lo sviluppo sostenibile, della etica dell'ambiente, parliamo dell'impatto ambientale, delle risorse naturali che affettano al nostro intorno. E dopo ci mettiamo con questa base in una seconda parte, Paola, che parla propriamente dell'ambiente. Dell'ambiente costiero, perché nessuno in questa sala sa dire che cosa è l'ambiente. Forse è vero. È vero. E io non so se è perché io ho capito poco, come dicevo prima, o se è proprio autenticamente così, ma effettivamente di cosa è l'ambiente. E se tu dici il mezzo ambiente, ancora peggio, perché alcuni dicono che è la metà dell'ambiente. Esatto. Ancora peggio. E questo si fa la seconda parte, facciamo 3-4 capitoli dedicati a dire che cosa sono
questi diversi ambienti e come possiamo aiutare a fare una migliore gestione. Finalmente c'è una terza parte dedicata a moduli che diciamo temi trasversali, dove parliamo di buone pratiche che possiamo fare ogni giorno nella nostra casa, come risparmiare energia, come gestire i rifiuti, risparmiare l'acqua, eccetera, eccetera. Ma penso che un libro molto importante, ma devo dire un'altra cosa, sì, questo è importante perché si deve fare la pubblicità del libro, sì. No, per venderlo. E certo, questo soprattutto perché sennò il mio governo mi uccide quando torno alla Spagna, è stato finanziato per il Ministero dell'Estero, la nostra agenzia di cooperazione internazionale, con l'idea che questo libro si possa inviare alla Latino America. E questo è stato una cosa importante perché noi avevamo pensato in come fare un po' più facile la vita alla Latino America. Così in questo momento, che noi sicuramente, almeno nella Spagna, dovremmo andare alla Latino America a lavorare, perché nella Spagna non si trova lavoro, possiamo portare un libro sotto il braccio e così... E vi aiutate con questo, vi aiutate, aiutate anche le popolazioni. Certo, no? Certo, lo so, sicuramente alcuni italiani sono con noi, però esatto. In qualche modo questa era l'idea, no? Fare un libro così semplice che molta gente, non solo scientifica, possa capire e anche possa... sapere come aiutare un po' a migliorare l'ambiente, e con questa idea abbiamo fatto un lavoro di 4 anni. E questo si vede, perché nonostante che sia in spagnolo io ho cercato di addentrarmi in questo, e anche sentendo la responsabilità di quelli che si chiamano operatori della comunicazione, non i giornalisti scientifici, che quelli hanno le doti, le qualità e la cultura per raccontare quello che sentono e seguire bene, ma io mi sono messa nelle condizioni di un collega che fosse qui oggi e che avesse dovuto fare un articolo anche abbastanza lungo su questo incontro, e non lo so cosa ne sarebbe uscito. Un collega qualsiasi, perché si dice i giornalisti sono dei tuttologi, è abbastanza vero, però si cerca di informarsi. Ecco perché è molto importante che anche gli scienziati, anche quelli che fanno conferenze, a meno che non siano proprio mirate esclusivamente a un settore specialistico, è bene che parlino in un linguaggio comprensibile, in un linguaggio che anche chi ascolta può recepire e poi tradurlo per chi non c'è stato e per chi vuole leggere e informarsi di più. Non è detto che debba comprare un libro, ma è necessario che abbia delle informazioni. Ho sentito parlare oggi molto di comunicazione. Comunicazione è una cosa molto delicata e molto importante, che se si vuol fare bene richiede non soltanto la cultura di quel settore, ma anche un tot di psicologia, anche un tot di sensazione politica e di capacità economica, cioè di cultura economica. Quindi in questo settore particolarmente, caro professor, scusa, non caro Luigi, caro professor Luzzi, bisogna proprio dire che l'intrapresa, quello che avete intrapreso voi anche con la collezione dei libri che state pubblicando e che hanno un pubblico, sono destinati a un pubblico incolto, diciamo, in certo qual modo, cioè non specialistico, ma che deve mettere in pratica la difesa dell'ambiente e la possibilità di migliorarlo in maniera sostenibile, come dite voi. Sostenibile, cioè per lasciare a quelli che verranno dopo di noi un qualcosa che sia meglio di quello che è stato lasciato a noi, e che è molto più difficile perché le condizioni, secondo me, sono molto più difficoltose anche da scegliere e da variare. Quindi, professor Luzzi, a lei il significato di questa operazione e di questo libro. Beh, direi che l'idea è nata in una delle stanze dell'Università di Granada, dove c'era anche il professor Del Vals, che si è nascosto dietro, eccola, e anche il maestro di Francesco, José Luis Ossua, che alcuni di voi hanno conosciuto perché ha visitato diverse volte. Io in maniera un po' provocatoria, tenuto conto anche della mia grafomania, perché devo riconoscere questo mio limite, che io ho una tendenza a scrivere, non lo so, comunque, è una cosa che mi dà soddisfazione, la faccio volentieri. Mi è venuto spontaneo di chiedere a questi due professori dell'università spagnola, ma io ho scritto alcuni libri nella mia vita, ma perché non ne facciamo insieme? E lo facciamo su temi che sono di comune interesse. Allora, i temi di comune interesse sono questi, sono quelli dell'ambiente. Abbiamo riversato poi dentro, diciamo,
soprattutto le cose che noi conosciamo meglio, perché questo è inevitabile, no? Però diciamo, sbarazzandoci un pochino di tutto quello che è una cultura standard, come aveva detto anche Cespos, abbiamo cercato di dare una trattazione a questo libro che fosse un pochino originale e tutto sommato sembra che siamo riusciti ad ottenere questo obiettivo, ottenere questo risultato. Siamo sicuramente molto soddisfatti, Cesco ed io abbiamo lavorato tanto perché diciamo, questa idea alla quale ho accennato risale credo a 5 anni fa, poi in realtà il lavoro l'abbiamo iniziato col suo stage a Bologna nel Dipartimento di Fisica e lì abbiamo cominciato a lavorare capitolo per capitolo eccetera. E così diciamo, è venuto fuori un oggetto che noi riteniamo di interesse soprattutto per l'attività didattica, riteniamo che sia fondamentalmente fruibile da parte degli studenti. E all'inizio della nostra attività sul libro abbiamo fatto un'indagine a livello mondiale di qual era la letteratura scientifica di questo tipo in tutto il mondo. Non abbiamo trovato niente. Te l'ho detto che avete riempito una lacuna. Non abbiamo trovato niente diciamo che assomiglia, perché diciamo la cultura viene spezzettata, spacchettata in tante parti che hanno al loro interno una loro validità, ma non hanno quella capacità di sintesi che richiede diciamo, il concetto dell'ambiente, che è un concetto fortemente interdisciplinare, quindi non si ferma la matematica, non si ferma la fisica, non si ferma la chimica. Certo, il rischio che abbiamo corso è stato molto grosso, no? Nel senso che molte categorie di scienziati si ritengono i depositari della verità assoluta, molto. E quindi un biologo, un geologo, un sociologo anche, perché c'è tutta una letteratura anche nel settore umanistico, no? Pensa di poter dare una trattazione corretta e diciamo così utile alla formazione, sviscerando tutte le sue conoscenze. Invece noi abbiamo cercato di calarci in questo nuovo tipo di approccio e direi che tutto sommato, con molti difetti che ci saranno indubbiamente, che risentono un pochino anche delle nostre matrici, per esempio io ho dovuto mettere una piccola parte dell'energia nucleare, se no il professor Casali non mi accettava più in casa sua. Sei sempre lui. È sempre lui il contributo. Sono lo zoccolo duro. Non c'è niente da fare. Comunque non potevamo non parlare di energia, e parlando di energia non potevamo non parlare di nucleare, però diciamo saranno 2 o 3 pagine più, credo, no? Nel libro. Ecco, poi io voglio citare anche, ho già citato le 2 persone che hanno tutto sommato recepito il nostro desiderio, eccetera, e si sono dati da fare anche per recuperare i fondi per fare questo. Nell'ultima parte Cesco è stato bravissimo perché è riuscito a farsi dare ancora di più del primo finanziamento che aveva avuto anche. E, insomma, abbiamo lavorato tanto, lui ha trovato anche un editore tutto sommato abbastanza prestigioso, adesso giudicate molto dalla copertina, ma direi che anche l'impostazione grafica è molto bella, molto bella. E poi abbiamo trovato un'altra cosa che ci spingerà adesso a continuare a lavorare su questo libro, perché l'editrice Clue, che è l'editrice universitaria di Bologna, ci ha chiesto di farne una versione italiana. Quindi tutti quelli che conoscono bene lo spagnolo e l'italiano congiuntamente si facciano avanti, perché abbiamo bisogno di manodopera a basso costo. Quindi ci è stato raccomandato di fare molto presto, e noi crediamo di aver fatto anche abbastanza presto. Io non so se Cesco ha delle altre cose da piccole sì, pilloline da poter dire prima che Bruzzi, che è stato di larghissima manica fino a questo momento, e lo dico io che di convegni ne muove, c'è stato di larghissima manica. Poi alla fine, come succede sempre, i primi parlano 40 minuti con la sala piena, gli ultimi parlano 4 minuti con un ascoltatore che è lì perché è lo zio e quindi sta lì, e gli altri sono già andati via tutti quanti. La ragione per quel pillole. Sì, no, va bene, è solo un po' quasi come una cosa personale, che questo
è veramente frutto di una collaborazione di tanti anni, che io è la prima volta che sono arrivato qua nell'anno 2008 e grazie al professor Bruzzi mi ha aiutato tanto per la mia permanenza all'Università di Bologna, di tante chiacchierate che avevamo fatto prendendo il caffè o facendo la cena, mangiando la pasta. Alla fine il risultato viene a dire che veramente si possono fare cose belle, così belle quando si lavora con una buona squadra, e devo riconoscere e ringraziare. Certo, spirito. Certo, lo spirito e la squadra, sì, che ha partecipato nel libro, io la devo ringraziare davvero dal cuore, però senza l'aiuto di Luigi, di Enrique, di Simona, che là, di Angel del Bas, di tutti i resti di autori, che sono circa di 30, che vengono di tutte le discipline scientifiche, umanistiche, questo libro non poteva avere visto la luce, e alla fine questo è quasi il risultato di una vita dedicata allo studio dell'ambiente. Lo potremmo definire interdisciplinare rispetto perfettamente, a questa è la parola, perché questo è veramente l'ambiente. Rispetto proprio all'ambiente interdisciplinare. Per questo io tante volte che dico un ecologo, un biologo, un geologo, va, sono professionisti che capiscono della sua materia, però quelli che parlano dell'ambiente, almeno nella Spagna abbiamo una parola per dirci a questi professionisti, che è ambientologo. L'ambientologo è quella persona che studia l'ambiente. Sì, io sono proprio un ambientologo, ho fatto la laurea in scienze ambientali, mi chiamano ambientologo. Ma che cosa è l'ambientologo? Pare che gli ecologisti non lo hanno, questo vocabolo. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Neanche no, la stessa cosa dell'ecologista, non così. Si può dire. No, ma proprio non lo voglio, non mi piace. Non si può dire ambientale, non si può dire ambientologo, bisogna dire ecologista alla fine. No, non va bene così. E che diciamo? Ho un piccolo appello da fare. Appello, fai l'appello. L'appello è questo. Le persone che sono rimaste qui dentro sono state molto pazienti, hanno dato sicuramente un grande contributo alla buona riuscita di questo. Però quello che vi chiedo, scrivetevi una data nella vostra agenda. Tra un anno presenteremo la versione italiana di questo libro. E però, scusa se non cambiate la... No, no, questa la ultima cosa che voleva dire, ecco. che questo sarà... aspettiamo mentre un anno, però in un mese faremo pubblicamente, ufficialmente, la presentazione di questo libro nell'Università di Granada, dove sono invitati tutti questi colleghi che hanno partecipato, e avremo sicuramente delle autorità spagnole che hanno finanziato il libro. Perfetto, perfetto. Insomma, questo è il risultato di una vita della gente giovane che comincia a fare carriera e che io devo aiutare, perché se no non arriva. Bisogna dare speranza, certo, certo. Comunque, grazie a tutti, siete stati bravi? Sì. Fate il tempo.